24 borghi di questo Piemonte, 24 piccoli paesi che ho avuto modo di visitare, raccontati attraverso storie, culture, tradizione, sono quelli che compongono Girovagando per il Piemonte 2, è la seconda parte di un grande itinerario che vuole raccontare le storie della nostra tradizione attraverso la cultura dei piccoli paesi, quelli non presenti sulle grandi vie di comunicazione e quelli difficilmente trovabili anche sulle vecchie cartine turistiche. Storie, vita vissuta, castelli, chiese, pievi, cultura e tradizioni culinarie fanno del Piemonte una delle regioni più belle d'Europa e forse anche del mondo. Benvenuto da Ponzano Monferrato, sono Paolo Lavagno, sindaco di questo piccolo paese. Sono onorato di poter ospitare la prima presentazione di Libro in Valle, organizzata dall'Unione della Val Cerrina e coordinata da Massimo Iaretti, che è il consigliere delegato alla cultura della nostra associazione. Sono onorato perché non solo per essere primo, ma per ospitare la presentazione del Dante Paolo Ferraris, Un viaggio per il Piemonte. Dante Paolo Ferraris è un amico e un collega da oltre 30 anni, quindi sono onorato di questa sua scelta di venire a Ponzano a presentare. Questo è il primo appuntamento di una rassegna itinerante di presentazioni librarie che si chiama Libro in Valle. La organizza l'Unione dei Comuni della Val Cerrina in collaborazione con i comuni. In questo caso il primo comune che dà il benvenuto, come si dà il benvenuto anche al Monferrato Casalese, è Ponzano Monferrato, arrivando ovviamente dall'Astigiano. Libro in Valle è una serie di appuntamenti appunto legati, che organizza l'Unione dei Comuni della Val Cerrina, legati a diversi episodi e diversi momenti letterari. Il primo è la presentazione del libro di Dante Ferraris, che è legato al viaggio e vuole essere appunto anche un momento di ripartenza e anche di affermazione del fatto che in questi comuni si mangia bene, si beve bene, ma c'è anche e si può anche fare cultura.